Un saluto a tutti e benvenuti sul mio canale. In questo video vedremo i risultati delle partite della puntata numero 6, seconda fase, del club della scommessa, sperando naturalmente che tutti i pronostici siano vincenti. In caso contrario, il gioco continuerà solo per coloro che avranno indovinato tutte le partite che hanno pronosticato, mentre chi non avrà indovinato almeno un pronostico sarà eliminato dal gioco. Ma adesso andiamo a vedere i risultati delle partite. Il primo partecipante aveva pronosticato Vallecano Atletico Madrid 2, finita 0-1, vincente, e Valencia Espanyol 1, finita 0-0, perdente. Il secondo partecipante, Domenico Cardone, pronosticato Marsiglia Amiens 1, finita 2-0, vincente, e Saint-Étienne PSG 2, finita 0-1, vincente. Poi abbiamo Carlo Rizzi, Lecce Livorno 1, finita 3-2, vincente, e Roma Bologna, gol, finita 2-1, vincente. Poi abbiamo Giovanni Di Corato, Atalanta Milan, over 1,5 ospite, finito 1-3, vincente, e Inter Sampdoria 1 e over 1,5, finito 2-1, vincente. Continuiamo. E abbiamo Andrea Campese, con Juve Frosinone over, finita 3-0, vincente, e Sampdoria Sassuolo 1x, finita 3-0, vincente. Poi abbiamo Cosimo Di Vicaro, Palermo Brescia, gol o over, finito 1-1, vincente, e Genoa-Lazio, gol o over, finito 2-1, vincente. Poi abbiamo Gianni Carbone, Napoli-Torino, gol o over, finita 0-0, perdente, mentre Udinese-Chievo, 1, finita 1-0, vincente. Solo per 79, pronosticato Lille-Montpellier, 1, finita 0-0, perdente, e Betis-Alaves, over, finita 1-1, perdente. Allora, vediamo chi ha passato il turno. Abbiamo Giuseppe Liberti che ne ha persa una, Domenico Cardone passa il turno, le ha prese tutte e due, la stessa cosa Carlo Rizzi e la stessa cosa Gianni Di Corato. Poi abbiamo Andrea Campese che passa il turno, che le ha prese entrambe, e Cosimo Di Vicaro che le ha prese entrambe. Gianni Carbone è saltata una, non passa il turno, e anche solo per 79 non passa il turno, che le ha perse entrambe. Allora, i partecipanti che passano il turno sono 1, 2, 3, 4, sono 5 persone. Dunque, solo quelli che elencherò adesso, che sono Domenico Cardone, Carlo Rizzi, Gianni Di Corato, Andrea Campese e Cosimo Di Vicaro, solo questi che ho elencato sotto questo video con un commento devono pronosticare 4 partite a testa dei campionati principali, come Spagna, Francia, Inghilterra, Germania, Italia, Serie A e Serie B, con quota non inferiore a 1,45, che giocheranno questo fine settimana da venerdì 22 a lunedì 25 febbraio. Avete tempo per pubblicare il vostro pronostico delle 4 partite entro giovedì 21 alle ore 14. Se non commentate il vostro pronostico entro giovedì o pronosticate una partita già pubblicata da un altro prima di voi, sarete automaticamente eliminati e non parteciperete alla terza fase di questo gioco del club La Scommessa numero 6. Vi ricordo che ogni mercoledì inizierà sempre un nuovo gioco dove tutti potete pronosticare una partita e partecipare gratuitamente al nuovo gioco del club La Scommessa. Provate a partecipare al prossimo gioco ed invitate anche i vostri amici. Un saluto a tutti, ci vediamo al prossimo video. Ciao!